nata dagli albori quando ero prettamente bambino, quindi circa 8-10 anni. Mio babbo mi faceva ascoltare dischi anni 70-80 in macchina, piuttosto che nella sua collezione privata di vinili in soffitta. E quindi cerca cerca, quindi Alla fine. il nostro modo di fare digging, ho cercato, è nata come proprio la mia passione per la musica. Quindi prettamente mi è sempre piaciuto condividere musica con chi mi sta intorno, quindi i miei amici, parenti, insomma, sempre stato quello che condivideva dischi con gli altri. Quindi la passione è nata molto prima già in casa e poi il contatto con le prime esperienze a ballare in discoteca, come sono state? Quello è venuto molto dopo perché sono partito comunque come selezionatore appassionato di musica, quindi selezionatore di dischi. Poi ho iniziato un po' a selezionare, oltre alla roba disco anni 70-80, mio babbo, quindi funk, soul, ma mi sono anche approcciato un po' ad ascoltare dischi breakdance, quindi pop. Bello. Quindi sì, quell'ambiente lì mi piaceva un sacco, proprio la cultura, proprio hip hop. Quindi è nato un po' che ora è del tutto differente a quello che faccio ora, perché chiaramente ora, sempre però seguendo il filone disco music, mi sono formato ad ascoltare proprio per la mia passione anche dal DJ. Ho iniziato a voler selezionare dischi, quindi fare il DJ, quando ho iniziato ad ascoltare i primi dischi house anni 90, quindi Chiaro. delle prime etichette Nervous piuttosto che Defected, Strictly Rhythm, e selezionavo quei dischi sempre con lo stesso modo di fare con cui selezionavo disco il mio babbo, andavo a cercarli piuttosto che su in rete o in qualche negozio di dischi ogni tanto quando mi capitava. Quindi te sei partito subito il vinile o sei No, partito digitale? sono partito vinile con scarsi risultati da bambino, quindi con l'avvento del digitale sono passato direttamente a CD e pennette, ecco, quindi mi muovevo già con i CDJ, oppure anzi addirittura prima ancora del CDJ la mia nonna mi ha comprato il controller Ah, vabbè, personale, certo. quindi perché ero Figo. passato bene a scuola, quindi ho comprato il controller, primo Certo. controllerino della Pioneer, e ho iniziato a fare le mie prime serate a 15-16 anni, facevo i primi aperitivi piuttosto che in giro, eventi privati, quindi selezionavo, e da lì è partita un po' la mia passione proprio per la house, deep house, minimal, lounge, quindi ero fissato nel mondo per prettamente aperitivo, quindi facevo selezionare dischi in un po' quel mood, tant'è che il mio babbo sempre faceva una gara a chi trova il disco più figo, capito? No, guarda, c'è questo, no, no, guarda, beccati questo, in Bellissimo, realtà. bellissimo. Quindi è una sfida continua, no? Anche proprio tutti i Sì, giorni. certo. Quindi, no, guarda, io ho questo disco house classic di Louis Vega, è molto bomba. Bomba, Louis Vega mi piace, sì. E quindi, niente, era una sorta di gara tra di noi. Poi ho iniziato appunto a selezionare un po' di dischi a Prato, mi ricordo, al bar Miraglia a Prato, Miraglia Mood, e a Mezzana. E lì sono riuscito appunto a portare quel che ero in quel momento da adolescente, ero prettamente deep house, minimal, house classic, deep and soulful, quindi quel genere un pochino più tendente alla lounge, ecco. E invece come è stato anche switchare, no? E andare a fare i primi 20 serali proprio nel senso musica club? Com'è stato il passaggio? Come l'hai vissuto? Il passaggio è stato un po' più lento perché ho iniziato appunto a mettere dischi a serate, feste private a Prato, un collettivo di amici che si chiama Vuskov Private Party, e quindi ci muovevamo su Prato con questa organizzazione di eventi privati, ci muovevamo per stabilimenti su Prato, ovviamente ville piuttosto che eventi privati internos, quindi Lì immagino ovviamente il genere il genere musicale. proprio musicale era molto più radiofonico rispetto a quello, però grazie a quello sono riuscito anche a capire un po' quello che volevo fare, quindi grazie alla visione appunto della gestione di una pista, piuttosto che insomma selezionare dischi per feste vere e proprie, non per ambienti un po' più da ascolto. No, certo, far ballare e far Far restare bene le persone. ballare, ho capito molto più la mia passione per la house, è diventata un po' più tech, quindi ho iniziato a gettare le basi per il mio progetto attuale, quindi già da anni fa, dall'inizio, cos'era, 2017, 2018, ho iniziato a selezionare dischi un po' sempre del passato inerenti al mondo house e tech house, perché sono quei periodi in cui inizi ad andare a ballare, inizi a vedere un po' come si muove la gente, Cosa c'è quindi in giro? mi ricordo
addirittura ho un ricordo sfocato, ero veramente piccolissimo, andai a sentire un ragazzo che venne qui anche da One Hour, si chiama Francesco Bigagli, al CDD, nella saletta, saletta techno, e mi ricordo tipo gli rubai qualche disco, quindi era una cosa fighissima, perché, e poi tra l'altro alcuni dischi li avevo anche io, quindi, quindi è una cosa che mi trovai veramente subito nell'ambiente house techno, quindi ho sempre bazzicato insomma col genere lì, quindi e mi sono trovato veramente bene, quindi ho iniziato a selezionare dischi proprio da cui è partito proprio il mio progetto attuale, ecco. Ok, e c'hai degli obiettivi che vorresti aggiungere oppure? Ma gli obiettivi sì, ce n'ho, e mi piacerebbe diventare un pochino più musicista, ecco, oltre che DJ, produttore classico, ecco, perché ho iniziato anche nei tempi più recenti anche a studiare musica, perché l'anno scorso mi dissi insomma che volevo implementare un po' più le perché anche insieme al discorso DJ ho iniziato un pochino a spippolare da piccole, da 18 anni nel mondo della produzione. Sempre progetti di pause mai rilasciati, mai tenuti lì in casa, tranne forse una release nel 2018. Ok, quindi diciamo c'è anche l'obiettivo di fare un qualcosa di tuo, qualche cosa di mio, qualche progetto in ponte e ci sto lavorando per fare un upgrade un po' più professionale. Ecco, sempre. E per poi anche immagino andare a esprimere queste tracce anche proprio nel tuo DJ set, incorporarle. Trovare magari il mio ambiente, il mio mondo, magari per potermi esprimere quanto più possibile artisticamente. Più che altro l'obiettivo è sempre quello dall'inizio, condividere musica e connettersi con le persone, è quello che facciamo noi tutti qui, ecco. Assolutamente. E io ti faccio un'ultima domanda, c'è un'altra passione che avresti voluto coltivare oltre a questo? Non mi viene in mente niente, la musica. Vabbè, non ci deve per forza essere. Quindi no, sono sincero. Ho provato anche tante cose, tanti sport, però alla fine la musica è sempre stata una costante. Al centro di tutto, Dalla selezione dei dischi fino alla figura del DJ è sempre appassionato. Certo, perfetto. Allora, spero che ti sia divertito. Quando vuoi passare, insomma, siamo sempre qua. Grazie mille. Grazie a tutti e complimenti.